questo mese. Allora, molto bello. Allora, facciamo una cosa. Vedo che si sta divertendo la signora tantissimo e questo mi fa veramente piacere. Palco molto bello, colorato, profumato. E come dicevo, oggi è un giorno di festa, è un giorno meraviglioso perché Fratelli d'Italia sbarca a Messina e lo fa con il sole. Questo è una motivazione in più, perché il presidente Giorgia Meloni sarà qui tra qualche minuto. So che state aspettando lei e non me, questo è scontatissimo. Fai pure sì tu. Ah, va bene, ok. E tra qualche minuto arriverà, però ci saranno anche delle persone molto importanti che avranno da parlare, da dire tantissime cose. Allora io farei una cosa però, tutti quelli che sono ai bordi, ai lati della piazza, riempiamo la piazza proprio qua frontale, anche perché quando arriverà Giorgia è bello farvi trovare proprio qui presenti davanti, che lei ama tantissimo stare a contatto col pubblico, stare a contatto con voi, quindi diamole anche il benvenuto come si deve, ecco, diciamo così. Molto bella, diceva, la giornata oggi, perché si parlerà naturalmente con Giorgia di tantissimi temi, ma è normale che siamo qui anche per salutare il candidato a sindaco di Fratelli d'Italia, cioè vale a dire Maurizio Croce. Facciamo un applauso anche a Maurizio, un bel applauso a Maurizio Croce. E tra i tanti ospiti che ci saranno quest'oggi, perché poi i padroni di casa tra qualche istante verranno qui e parleranno. Oh, eccolo qui. Vieni, vieni, vieni. Goditi di questo applauso che mi sembra doveroso. L'applauso di Messina per Maurizio Croce, candidato a sindaco. È una grandissima emozione. Lui prenderà la parola più tardi. Ok, perfetto. Quindi avrete davvero tanta gente da ascoltare. Come dicevo, tanti ci saranno i padroni di casa che tra qualche istante verranno a parlare qui, ma poi c'è anche, lo avete probabilmente intravisto perché dietro le quinte c'è il presidente della regione siciliana, l'onorevole Nello Musumeci. Io farei un grande applauso anche a lui, anche lui. E Messina accoglie, ecco, lo vediamo da questa parte, accoglie con un applauso anche il presidente. Insomma, che dire, è una grandissima giornata. Io sono veramente onorato di essere qui e mi fa davvero piacere che Messina risponda così, risponda presente ad una giornata importante. Se guardate ai bordi c'è un tricolore che si sta estendendo, che è molto bello, che è un tricolore che viene sventolato e viene gestito dai ragazzi della Gioventù Nazionale, guidati dal presidente Fabio Roscani. Io farei un applauso ai ragazzi e io direi anche, allora, siccome Gioventù Nazionale, stiamo parlando di gioventù, stiamo parlando di giovani, ragazzi di Gioventù Nazionale, fatevi sentire, dove siete? Un saluto, che belli che siete, ok, portatela qualcosa da bere quassù, qua, ce la prendiamo. Allora, come dicevo, è una giornata di festa, è una giornata bellissima, io non mi dilungo più di tanto, spero naturalmente che quelli all'ombra sono felici. Voi siete stati furbi, siete stati bravissimi, avete preso il posto subito, mentre lì al centro qualcuno si dovrà abbronzare, tornerà a casa abbronzato. Una cosa importante, perché sentivo qualcuno dire, beh, ma un orario un po' particolare, un orario strano, bene, c'è una spiegazione a tutto, perché Giorgia non è che sta ferma a casa a non far nulla, Lei è una che gira e tocca tantissime città. Basti pensare, pomeriggio, una volta salutata la città dello Stretto, volerà di corsa a Palermo perché avrà un altro appuntamento. È in giro per tutta l'Italia, quindi anzi io rinnovo l'applauso a Giorgia Meloni che ha scelto Messina, ha scelto di passare a Messina, di trovare tutti i messinesi e ritrovarli qui, grazie anche ai ragazzi di Fratelli d'Italia. Come dicevo, c'è tanta gente che deve parlare, lei tra poco arriverà e quindi voi so che siete impazienti. Allora, facciamo un applauso e facciamo prendere la parola al capogruppo ARS Fratelli d'Italia. Un applauso grandissimo, perché se lo merita, l'onorevole Elvira Amata. Elvira. Grazie davvero a tutti e soprattutto grazie di essere presenti così numerosi ad accogliere il nostro presidente Giorgia Meloni.
un ringraziamento a tutti coloro, dirigenti, giovani, militanti che hanno consentito tutto questo, ed un ringraziamento, consentitemelo, anche al nostro coordinatore regionale Salvo Pogliese, che in questi giorni è diventato, diciamo così, messinese, ci è stato accanto davvero tutto il tempo. Grazie Salvo. Stiamo giocando una partita importante. Dobbiamo riuscire a riportare la città di Messina in Serie A. Queste elezioni amministrative del 12 giugno per Fratelli d'Italia, che a Messina con coerenza, con determinazione ha deciso di sostenere Maurizio Croce, rivestono, così come a Palermo e in tutte le città dove si va al voto, un momento davvero importante. Tutti i sondaggi ci portano alla doppia cifra, abbiamo superato il 20%, siamo il primo partito in Italia e lo dobbiamo dimostrare in Sicilia, lo dobbiamo dimostrare a Messina, lo dobbiamo dimostrare a Palermo. Tutti noi, dirigenti, militanti, giovani, dobbiamo fare e dobbiamo dare il massimo. In questi anni abbiamo lavorato con grande generosità sul territorio, seguendo l'esempio della nostra leader, Giorgia Meloni, leader di un grande partito che cresce ogni giorno di più, proprio grazie a quelle sue eccezionali capacità e qualità. Prima e fra tutte la coerenza, che le viene riconosciuta da ogni parte, la coerenza che la contraddistingue, la coerenza che ci contraddistingue. Noi in Sicilia, insieme al presidente Musumeci, siamo certi di avere fatto un buon lavoro, ma anche sul fronte del radicamento nel territorio abbiamo fatto un grande lavoro, siamo cresciuti grazie all'impegno dei nostri militanti e dei nostri dirigenti, molti dei quali oggi qui in piazza, e a tutti loro, a tutti voi dico grazie, grazie di cuore. Noi crediamo che la nostra missione, la missione di Fratelli d'Italia, sia di stare sul territorio, perché Fratelli d'Italia a Messina, come a Palermo, come in Sicilia, come in Italia, sta accanto alla gente, ascolta le istanze dei cittadini e soprattutto lavora per riuscire a risolvere i problemi e le criticità. Siamo il partito che vuole un centrodestra unito e coeso, lo abbiamo dimostrato sempre in ogni occasione, lo abbiamo dimostrato anche a Messina, perché siamo convinti che l'unità dà quella forza per battere in ogni fronte elettorale la sinistra, quella sinistra che senza avere il voto del popolo comunque governa. E ora diciamo basta! Se ne deve andare a casa. Per questa ragione a Messina abbiamo messo in campo 32 candidati al comune, 63 nelle 6 municipalità, un totale di 95 uomini e donne che hanno deciso per il partito e per i cittadini di messinesi di mettere a disposizione la loro professionalità, la loro esperienza e io aggiungerei anche la loro grande umanità. Grazie a tutti, ad uno li ringrazio. Ci stiamo muovendo, ma lo dobbiamo fare di più. Dobbiamo conquistare un voto alla volta, perché noi di Fratelli d'Italia dobbiamo marcare la differenza. Vogliamo dare a Messina una guida sicura, forte, coerente, capace di raggiungere quegli obiettivi di governo che devono restituire alla nostra meravigliosa città quella dignità purtroppo persa.
Grazie a tutti, viva Messina, viva Fratelli d'Italia, viva Giorgio Meloni. Grande applauso, onorevole Elvira Amata. Allora Elvira, se mi permetti, io presento anche l'onorevole Ella Bucalo. Facciamo un grande applauso, deputata nazionale di Fratelli d'Italia. La forza delle donne, incredibile. Buongiorno, buongiorno e grazie. Grazie di essere qui oggi ad accogliere in un abbraccio forte, simbolico, la nostra leader, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Una leader che incarna coerenza, competenza, certezza delle regole. Giorgia in questi anni non è caduta mai nei tranelli delle politiche delle poltrone, ha detto sempre no, con coraggio, con forza. Noi non abbiamo bisogno delle poltrone, noi siamo per la gente e con la gente. Ecco perché oggi Fratelli d'Italia è il partito che dimostra di essere l'unica alternativa seria a questo governo scellerato che ha ridotto l'Italia e ha messo l'Italia in ginocchio, anche Messina. Noi cerchiamo sempre di ascoltare la gente e così ascoltiamo i messinesi e vogliamo dare risposte ai messinesi che gridano, gridano, non si vogliono abbassare, non vogliono accettare il declino perché non è un destino. Messina vuole ritornare a splendere, Messina vuole un'amministrazione nuova, vuole un uomo che guida questa città nuovo, capace, competente, che sa ascoltare la gente. E noi ce l'abbiamo, è il nostro candidato Maurizio Croce. E così come Giorgia in questi anni parla e vuole dare orgoglio, voce ai tanti cittadini, anche messinesi, così come il nostro candidato Maurizio Croce, perché sono la maggioranza oggi silenziosa in questo paese, una maggioranza che richiede riscatto. E noi siamo qui, noi siamo l'alternativa e noi la daremo alla nostra nazione e la daremo a Messina. Messina vuole ritornare a risplendere, Messina vuole guardare il futuro e sa con certezza che può contare, e questo ce l'auguriamo tutti, può contare su un grande uomo, può contare su un grande governatore che altri 5 anni come Nello Musumeci. Noi non abbiamo bisogno di gridare, noi non abbiamo bisogno di intimorire, noi abbiamo bisogno di uomini, uomini coerenti, uomini onesti, uomini che scendono in piazza e stanno con la gente e sanno realizzare le cose e non parlare. È questo che vogliamo, questo lo vogliamo per la nostra nazione, questo lo vogliamo per la nostra grande Sicilia e questo lo vogliamo per la nostra grande Messina. Grazie, viva Messina! Ella, ah ok, ce l'hai lì, bene. E adesso invito a raggiungermi sul palco Fabio Roscani. Ha iniziato come militante a 17 anni in Azione Giovani, il movimento giovanile all'epoca alla guida del quale avevamo Giorgia Meloni. Dalla nascita di Fratelli d'Italia fino all'inizio del 2017 è stato coordinatore dell'ottava municipalità di Roma di Fratelli d'Italia.
Oggi presidente di Gioventù Nazionale, un laboratorio di idee per noi e per l'intera nazione, con una missione: donare all'Italia una generazione in cui sperare. Fabio Roscani! Allora, grazie a tutti, sono davvero molto orgoglioso di essere qui oggi di fronte a questa straordinaria piazza. Ho fatto veramente di tutto per essere con voi, abbiamo affrontato voli cancellati, ritardi dei treni, ma davvero era giusto ed era doveroso essere qui a combattere con Messina una grandissima battaglia di libertà, con Maurizio Croce, candidato sindaco di questa città, con Fratelli d'Italia, con i tanti candidati di Gioventù Nazionale anche qui in questa terra, a rappresentare una generazione coraggiosa, coerente, appassionata, che non si vuole in qualche modo girare dall'altra parte e che vuole dedicare parte della propria esistenza per metterla a disposizione della propria gente, per dare un futuro alla propria città. Questo è il grande messaggio, la grande missione che si vuole dare Gioventù Nazionale, il movimento giovanile, come sapete, di Fratelli d'Italia. Io voglio ringraziare Andrea Fiore, Ciccio Armone, ringraziare anche i candidati che ci stanno mettendo la faccia, tutta la lista, i 32 candidati e in particolare ovviamente quelli di Gioventù Nazionale come Domenico Garbone e Salvatore Ragno. Voglio ringraziare Fratelli d'Italia perché anche in questa occasione ha dimostrato di saper credere nelle giovani generazioni, ha dimostrato di saper credere nel futuro di una classe dirigente, ha dimostrato di saper credere nella sua organizzazione giovanile. Guardate che non è una cosa scontata, da sempre noi siamo abituati ovviamente ad una destra italiana che dedica una grande attenzione ai suoi movimenti giovanili, la grande tradizione, la grande storia che viene dal Fronte della Gioventù, poi ad Azione Giovani ed oggi in Gioventù Nazionale, ma in Italia non è così scontato. Sentiamo spesso, no, i nostri politici, i ministri della sinistra riempirsi la bocca dei giovani, convocare conferenze stampa per parlare delle politiche giovanili e poi puntualmente tradirli ogni volta quando si trovano a governare le città, le regioni, andare al governo della nazione, tradire tutte le istanze della mia generazione. Sempre e puntualmente si riempiono la bocca di giovani per poi lasciarli abbandonati a se stessi, per poi trattarli come dei bamboccioni, dei ciusi, per insultarli quando vanno a cercare fortuna altrove, anziché dare loro quegli strumenti che gli consentirebbero di vivere la propria vita e di costruire il proprio futuro nella terra in cui sono nati e cresciuti. Questa della sinistra fanno così, dicono alla mia generazione: non avrete una casa, ma tranquilli, non c'è più una patria da difendere. Dicono alla mia generazione: non avrete una famiglia, perché tanto quello, figuriamoci, è un retaggio del patriarcato, che cosa la fate a fare? Dicono alla mia generazione: non avrete un lavoro, ma tranquilli, perché tanto potrete stare comodamente seduti sul divano di casa a prendere la paghetta di Stato del reddito di cittadinanza. Questa è quello che racconta la sinistra alla mia generazione. E poi dice anche: tranquilli ragazzi, perché se continueremo a vincere le elezioni, noi difenderemo però il vostro diritto a fumare uno spinello legalmente. Ed ecco, noi diciamo basta! Queste non sono le rivendicazioni della mia generazione. Noi vogliamo comprare una casa di proprietà, vogliamo farci una famiglia, vogliamo avere un lavoro, perché è quello che dà dignità alla mia generazione, perché vogliamo difendere il diritto di vivere e di costruire il futuro nella terra in cui siamo nati e cresciuti e dove i nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto enormi sacrifici per darci questa terra meravigliosa. Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, della nostra cultura, della nostra identità, di ciò che ci rappresenta, di ciò che noi siamo. Quando vedete i ragazzi di Gioventù Nazionale commuoversi sventolando una bandiera tricolore, io provo orgoglio insieme a loro e ognuno di noi prova orgoglio per questo, perché sono quei ragazzi che credono nel futuro della loro terra nonostante tutte le difficoltà che devono affrontare. E allora credo che sia fondamentale davvero dare spazio a questi ragazzi,
dargli spazio anche quando questa generazione viene raccontata dai grandi, dalle grandi televisioni, dal mainstream, soltanto come i ragazzi dei centri sociali, quelli che vanno a fare queste manifestazioni qui che distruggono a ferro e fuoco le nostre città, come se i giovani in Italia avessero come capopopolo quella sardina di Mattia Santori. Ecco, noi siamo una generazione diversa, siamo quella generazione che vuole veder cambiare davvero la terra in cui sono nati e cresciuti. Noi vogliamo trasformare le idee in azione, perché non vogliamo soltanto raccontare le nostre idee, una visione del mondo, le vogliamo vedere concretizzate, e per questo ci mettiamo la faccia, e lo facciamo anche qui, lo facciamo con Fratelli d'Italia, lo facciamo con Giorgia Meloni, lo facciamo a sostegno di Maurizio Croce, un sindaco competente, perché farà il sindaco di Messina, io ne sono sempre più certo, vedendo anche questa piazza. E a Maurizio voglio dire, quando farà il sindaco di Messina, perché farà il sindaco di Messina, conta anche su questi giovani, puoi contare su questa generazione, puoi contare sulla loro capacità di mettere tutto se stessi, puoi contare sulla loro passione, puoi contarci perché hanno iniziato a fare politica a 15, 16, 18, 20 anni nei quartieri, nelle piazze, nelle scuole, nelle università, in un periodo della loro vita in cui la politica non gli dà uno stipendio per farlo, e per questo lo fanno con straordinaria passione, credendo in tutto quello che dicono e quello che fanno, e questo sentimento se lo porteranno anche quando avranno l'onore e la responsabilità di rappresentare questa straordinaria comunità all'interno dell'amministrazione. Grazie a tutti, viva Maurizio Croce, viva Fratelli d'Italia e viva Giorgia Meloni. Oh. Vabbè, bravissimo, bravo Fabio. Allora, visto che Fabio, vieni Elvira, io farei un altro applauso ai ragazzi di Gioventù Nazionale, fatevi un applauso e facciamoli sentire. Dove sono sti ragazzi? Forza! Ah, che belli, col tricolore, li potete vedere, molto bello. A te di nuovo la parola, chi abbiamo adesso, Elvira? Tu che hai grandi ospiti. Invito accanto a noi Maurizio Croce. Oh, facciamo un grandissimo applauso. Eccellente, Maurizio Croce. Eccellente tecnico, che ha dato dimostrazione di competenza, serietà e soprattutto ha dimostrato capacità decisionale davanti a criticità che non potevano certo aspettare. Lo abbiamo scelto, lo riteniamo l'uomo giusto per guidare Messina. Prego Maurizio. Ho paura che se mi metto dietro il leggio, signora, non c'era bisogno, giuro che non c'era bisogno, è vero, lo capisco. Grazie a tutti, ringrazio tutti le donne, i giovani e tutti qui presenti. Sono veramente emozionato e orgoglioso di essere su questo palco, in questa piazza e insieme a voi. Giorgia Meloni ha radici in questa città, un legame forte con questa città, suo nonno era di questa città, e soprattutto queste radici, questo legame anche con la mamma, queste scelte d'amore che lei ha fatto per la sua politica, in queste scelte io mi sono ritrovato sempre, mi sono ritrovato molto. Una cosa che non dico mai, o lo dico molto raramente, è che la scelta di candidarmi a sindaco di questa città e di dare la mia disponibilità è stata una scelta d'amore della città, fatta in un momento in cui ho perso la mia mamma, e pensando a lei ho pensato di dover dare dignità alla città dove lei ha vissuto la sua vita e dove io ho vissuto la mia infanzia. Questa è la vera motivazione per cui ho deciso di candidarmi a sindaco e di dare la mia disponibilità. Le radici, ho visto una città nel corso degli anni che si è deteriorata, si è depressa. Abbiamo avuto 10 anni di amministrazione in cui il movimento dell'antisistema, il movimento populista, il movimento di pancia ha creato delle condizioni di degrado che hanno portato questa città a un livello di decoro che è assolutamente vergognoso. In questa città manca decoro, in questa città manca riqualificazione, questa città è diventata una città brutta.
e non va bene. E poi quando ci diciamo che 3.000 giovani ogni anno vanno via da questa città e vanno a cercare il loro lavoro altrove, forse una domanda ce la dobbiamo fare. E noi ci mettiamo la faccia, e io ci metto la faccia per i giovani, per voi, per tutti voi giovani, perché credo che voi, i miei figli, la mia figlia, i miei nipoti abbiano diritto che questa città torni ad essere una città bella, torni ad essere una città attrattiva, torni ad essere una città viva di cui possiamo andare orgogliosi. Una cosa importante, l'ho detto sempre, l'ho detto sin dall'inizio, lo voglio ribadire qui su questo palco. Non avrei mai accettato di fare il candidato sindaco senza la presenza di Fratelli d'Italia. L'ho detto al presidente, ma soprattutto l'ho detto all'amico Nello, col quale ho condiviso i miei ultimi 4 anni, quasi 5, di vita professionale. Ho detto che senza i valori di Fratelli d'Italia, senza l'esperienza di Fratelli d'Italia, senza i programmi di Fratelli d'Italia, senza le radici di Fratelli d'Italia, senza la prospettiva del futuro di Fratelli d'Italia, la coalizione non era una coalizione completa, e io non avrei mai potuto accettare di fare il candidato sindaco di questa città. Questa città si vince con un centrodestra unito e compatto, che diventa un centrodestra forte, forte, forte. E badate, non è una battaglia di programmi, non è una battaglia di progetti. La competenza elettorale, le elezioni amministrative di Messina sono diventate una battaglia di civiltà. Noi abbiamo l'obbligo di vincere questa partita, e non abbiamo l'obbligo solo perché dobbiamo dare una visione e un programma a questa città. Noi abbiamo l'obbligo di vincere perché dobbiamo restituire a questa città dignità, principalmente dignità. E dobbiamo fare in modo che questo palco, questa piazza, dove fra poco arriverà il presidente Giorgia Meloni, sia una piazza dove si grida per motivare, per incentivare, per incitare, e non sia un palco dove si urla per insultare. Questa è la vera battaglia. Io sono contento di essere qui, vi ringrazio, mi stanno togliendo il microfono, qua e qua. Sto scherzando, grazie Elvira. Chi parla adesso? Allora, facciamo una cosa: siccome io so chi parla, perché io c'ho... Chi parla? Lo presento io. Facciamo una cosa: tiriamo fuori tutte le bandiere e tiriamole su, che è bellissimo. Perché l'accoglienza deve essere fatta per bene, deve essere fatta alla grande. State qui, così facciamo anche una bella foto. Dov'è sventolate io? Le bandiere, questo è tuo. Allora, Elvira, a parte che è bellissimo, goditi di questo momento, c'è il fotografo. Guardate dietro. Che Elvira, fatti la foto. Le nostre bandiere. Fatti la foto, che è un momento bellissimo, perché tra qualche istante, e lo faccio presentare ad Elvira, il nostro presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Grazie. Grazie, grazie ragazze, ragazzi, militanti, simpatizzanti, parlamentari, è una giornata di festa, fra poco arriva Giorgia per portare il suo saluto e il suo in bocca al lupo alla lista e ai candidati di Fratelli d'Italia e al sindaco della coalizione, Maurizio Croce, che avete appena ascoltato. Avete notato l'esuberanza con cui si muoveva? Ha ritrovato la giovinezza, è tornato indietro di 20 anni. Siamo davvero contenti e stanchi, cara Elvira e cara senatrice, di essere qui, e cara onorevole, signor circondario, di essere qui. Presidente, io stono, vedo dietro. Per dire no, vieni qua, puoi stare, tanto tu non ti vedi. Ah, ecco. Attenti però, attenti, non sottovalutate questo soggetto, perché la sua intelligenza e la sua capacità amministrativa è inversamente proporzionale alla sua altezza. E lo dico perché l'ho avuto direttore della struttura contro il dissesto idrogeologico,
Per 4 anni e mezzo ho voluto scegliere la continuità. Maurizio è una persona che conosce il territorio della sua città di Messina e della sua provincia. Ne conosce le fragilità, ne conosce le esigenze, ne conosce le potenzialità. Come deve essere e come deve saper fare un amministratore. Ecco perché la coalizione di centrodestra lo ha scelto, perché questa è una città che ha bisogno di un sindaco che parli di meno e lavori di più, di un sindaco che ridia prestigio ad una città come Messina, da troppo tempo ormai oltraggiata. Messina è una città che ha bisogno di essere amata, e la scelta di Maurizio Croce è un atto d'amore in una città malata di carestia d'amore. Ecco perché diventa importante questo suo sforzo ed il nostro sforzo, l'impegno di tutti. Parlare con i messinesi che non partecipano alla competizione, quelli che non parlano mai, quelli che rimangono in silenzio, quelli che riflettono. È importante fare propaganda, essere contaminanti. È importante vincere questa battaglia, vincerla per un centrodestra che governa da 5 anni la regione siciliana, trovata in un mucchio di macerie come l'aveva lasciato il centrosinistra. Una regione che abbiamo visto rinascere e ricrescere con miliardi e miliardi spesi in opere pubbliche. Una regione che è tornata a fare della cultura e del turismo il motore di crescita. Siamo la regione preferita in Italia per il turismo. Abbiamo tutto esaurito nelle migliori località turistiche. Siamo la prima regione per il biologico. Siamo fra le prime regioni per gli appalti pubblici nel Mezzogiorno d'Italia. E abbiamo tenuto lontana la magistratura, che deve occuparsi di mascalzoni, deve occuparsi di gentaglia, come è giusto che sia. Non abbiamo dato lavoro alla Procura della Repubblica, perché da quando siamo arrivati noi abbiamo reso il palazzo della regione impermeabile a qualunque pressione, a qualunque sollecitazione, a qualunque ammiccamento, a qualunque ricatto, come è giusto che sia. Il palazzo di un governo che rappresenta una stragrande maggioranza di cittadini stanchi di parolai, di cittadini che vogliono ritrovare l'orgoglio dell'appartenenza. E ovunque andiamo in Italia ci guardano adesso con orgoglio. Noi riceviamo ogni settimana ambasciatori, diplomatici, che ci dicono: il governo della regione torna ad essere credibile. Con Enel, con Terna, con Eni abbiamo firmato protocolli per oltre 3 miliardi di euro da spendere nei prossimi mesi e nei prossimi anni per fare della Sicilia davvero un hub energetico, qui in questa terra ricca di sole e ricca di vento, qui in questa terra dove si deve venire non con la cultura del colonizzatore come si è fatto in passato, ma si deve venire col cuore fra le mani, come sappiamo essere noi siciliani quando ci apriamo all'accoglienza degli altri. È la Sicilia che cambia, è la regione che cambia, amiche e amici. 2 miliardi e 800 milioni in infrastrutture. In questa città, a Messina, l'ospedale Regina Margherita, abbandonato, diventato macerie, diventerà fra un anno la cittadella della cultura. Abbiamo già definito il progetto, abbiamo già stanziato 28 milioni di euro. Lì sorgerà la biblioteca regionale, che oggi è divisa in 3 palazzi della città. Lì sorgerà il museo archeologico, lì sorgerà il museo del terremoto del 1908. Questo è l'impegno della regione per la città di Messina.
l'impegno per la Falcata. Abbiamo già stanziato 18 milioni di euro. La Falcata non deve essere più il luogo dei rifiuti, ma deve essere il bigliettino da visita per chi arriva a Messina. L'ex Sanderson, che è stata una bella testimonianza di industria, di attività industriale in questa città, la stiamo recuperando. Era sotto sequestro giudiziario, è passata all'ESA e quindi alla Regione. Abbiamo già dato l'incarico per il progetto, lì sorgerà il centro congressi e l'ente fieristico, come una volta c'erano a Messina, città fieristica per eccellenza, perché è la porta della nostra isola. E la lotta al dissesto idrogeologico, il torrente Bisconte, ricordate le alluvioni, la rete fognaria che andava in tilt. Abbiamo speso 30 milioni, Maurizio, una gara che hai gestito tu, lavori che hai gestito tu, il torrente Bisconte, 30 milioni di lavori già in fase di ultimazione, credo in questi giorni, e su altri tre torrenti abbiamo investito 15 milioni di euro. Messina è attraversato, come sapete, da torrenti coperti, purtroppo, per gli errori del passato, ma noi non ci lasciamo distrarre. E con la città capoluogo, la provincia di Messina, che dolorosamente ancora piange le vittime dell'alluvione di qualche anno fa. In provincia di Messina abbiamo speso oltre il 40% dei 480 milioni spesi in tutta la Sicilia per lottare contro le frane. E la lotta alla erosione costiera, che è partita proprio dal Tirreno per poi continuare sul mare Ionio. Amiche e amici, che differenza fra le parole e i fatti. Noi vi stiamo raccontando le cose fatte, non quelle che vorremmo fare, perché in questi 5 anni, pur non avendo avuto dialogo col Comune, in questi 5 anni abbiamo lavorato lo stesso, aprendo il cuore a questa città, facendo il nostro dovere, soltanto il nostro dovere. Ecco la missione etica culturale, cara senatrice, che ha rappresentato il governo del centrodestra in Sicilia. Abbiamo soltanto avviato quello che dovevamo avviare. C'è ancora tanto da fare. Non abbiamo restituito a Bruxelles neppure un euro. Vi ricordate, prima lo leggevate sulla Gazzetta del Sud, la Sicilia non riesce a spendere il denaro che l'Europa ci manda. Bene, in questi 4 anni abbiamo certificato, non impegnato, certificato, significa spesi, accreditati, con tanto di fattura, oltre 2,5 miliardi di denaro che l'Europa ha fornito alla Sicilia. Neppure un euro torna più a Bruxelles. E lo abbiamo fatto, questo sì, è stato un errore, lo riconosco. Lo abbiamo fatto nel silenzio del dovere. Perché dicevo agli assessori, silenzio, lavoriamo in silenzio. La gente è stanca delle parole, la gente è stanca delle promesse. La gente vuol vedere le cose fatte. Ecco, questa è stata la teoria che noi abbiamo seguito, amiche e amici. Ecco perché a questa campagna elettorale ci presentiamo Giorgia. Tiriamo sulle bandiere. Diamo il benvenuto a Giorgia Meloni. In una Messina che vuole tornare alla normalità, una Messina che chiede soltanto di avere un'amministrazione capace eticamente, culturalmente, di poter rilanciare questa città. Noi siamo convinti, cara Giorgia, di potercela fare, perché Messina vuole tornare al suo protagonismo. 1° giugno, non è un caso, o se vuoi è un caso da sottolineare,
il primo giugno di qualche anno fa appartiene alla storia di Messina. Il primo giugno del 1955, tu non eri neanche, ma c'era tuo nonno messinese, c'era tuo nonno. Voi sapete che il nonno di Giorgia era messinese? Che quindi c'è del sangue messinese nelle sue vene. Bene, il primo giugno del 1955 i ministri degli esteri delle sei potenze europee rilanciavano la CECA, cioè la comunità dell'acciaio e del carbone, qui da Messina. Riconsacravano un impegno che, se fosse stato rispettato con la fede genuina dei veri europeisti, noi oggi non ci saremmo trovati alla ricerca di un'Europa che non c'è, di un'Europa balbuziente, di un'Europa che non sa verso dove andare, di un'Europa che crea inquietudine, di un'Europa che suscita incertezza, di un'Europa che alimenta il buio del futuro. Il primo giugno del 55 a Messina, con un grande ministro degli esteri come il messinese Gaetano Martino, questa città si candidava ad essere l'ombelico dell'Europa. Con questo stesso auspicio, in questo primo giugno, noi vogliamo riconsegnare Messina all'impegno per diventare protagonista nel Mediterraneo, e lo faremo con Fratelli d'Italia, lo faremo con la coalizione, lo faremo col candidato sindaco Maurizio, lo faremo con Giorgia Meloni. Tiriamo sulle bandiere, tiriamo sulle bandiere, facciamo la giusta accoglienza al presidente Giorgia Meloni. Alzate, alzatele su, un grande applauso. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie per questa bella presenza numerosa, grazie per stare sotto al sole, perché noi abbiamo la fortuna di avere un po' di ombra, voi no, quindi cercherò di non esagerare nella lunghezza di questo intervento, ma davvero vi ringrazio, perché questa presenza stamattina testimonia l'entusiasmo che in tutta Italia stiamo trovando attorno a Fratelli d'Italia, attorno ai candidati di centrodestra in queste elezioni amministrative, e qui in Sicilia, consentitemi di dire, anche attorno all'esperienza di governo del centrodestra, la regione Sicilia rappresentata da Nello Musumeci. Perché vedete, io, come diceva Nello, come Nello raccontava, ho avuto un nonno messinese, no? Che è stato anche l'unico vero padre che abbia mai avuto. Allora, venendo qui stamattina, pensavo che, se ripenso a mio nonno, siciliano tutto d'un pezzo, una persona di grande orgoglio, di grande responsabilità, di grande serietà, e io ho sempre immaginato Messina così, no? È stata la prima città che ho conosciuto fuori da Roma, che era la città nella quale ero nata, e mi confronto con le esperienze di governo delle ultime consiliature qui a Messina, beh, trovo una grande differenza. Perché qui voi avete avuto sindaci scalzi che andavano a rincorrere Trump con le magliette, sindaci che dicono parolacce in televisione pensando che puoi fare la differenza così. Non è questa Messina, non è la Messina che ho conosciuto io, non è la Messina operosa, orgogliosa, responsabile, che ha fatto un pezzo di storia straordinaria della civiltà italiana, della civiltà europea. Allora noi abbiamo scelto di sostenere la candidatura di Maurizio Croce, sperando che quella candidatura, soprattutto in caso di vittoria, possa essere sostenuta da una presenza forte di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale, perché vorremmo che questa città tornasse a essere rappresentata in modo adeguato e rappresentata da un'amministrazione capace di parlare di meno e di fare di più. Guardate, ci sono due tipi di politici. Ci sono quelli che fanno tanto e non hanno tempo per parlarne, e ci sono quelli che, siccome non fanno niente, hanno tutto il tempo per chiacchierare. Io, per quanto possa essere più difficile, preferisco sempre i primi, no?
Forse è anche il problema che abbiamo nella gestione della Regione Sicilia, che facciamo talmente tante cose che poi forse non riusciamo a comunicarle abbastanza, ma rimane che il segno di quello che si sta facendo c'è e i cittadini nella media distanza se ne rendono conto. Ci sono quelli che si accontentano di tagliare sempre solo nastri, no? Tagliano pure 10 volte lo stesso, loro tagliano nastri. E ci sono quelli che non si pongono il problema di tagliare loro tutti i nastri, perché il problema non è riuscire a, diciamo, dare l'idea che stai facendo qualcosa, il problema è farlo, e farlo ha bisogno di tempo. Ci sono amministratori che si pongono il problema di investire su qualcosa di cui probabilmente non taglieranno il nastro, magari lo taglierà qualcun altro. Ma chi ama davvero la sua terra, dopo 10 anni, 20 anni che l'ha amministrata, vuole ancora vedere il risultato di quel lavoro. È quello che sa fare il centrodestra, è quello che sa fare Fratelli d'Italia, è quello che stiamo dimostrando anche al governo della Regione Sicilia con Nello, perché poi per chi sa guardare i dati, beh, i dati questo dicono. Dicono che la Sicilia oggi, che prima era una delle regioni che erano sempre un po' fanalino di coda in tutte le classifiche, oggi svetta in moltissime classifiche, perché era la prima regione del sud per stazione appaltante, è la regione d'Italia più attenta ai disabili, è la regione principe nel sostegno ad alcune filiere agricole come la filiera vitivinicola, è la regione che ha speso meglio i fondi europei. Ma voi vi ricordate quanti miliardi abbiamo buttato nel corso degli anni? Soldi che venivano restituiti all'Europa come se noi avessimo soldi da buttare. 0 euro dei 4 miliardi di fondi europei sono stati restituiti negli ultimi 4 anni. Prima regione per potenziamento delle terapie intensive, prima regione per sostegno alle attività produttive dopo il Covid, anche questo importantissimo, perché quando noi governiamo ci poniamo il problema di realizzare una visione. Guardate, amministrare una città, soprattutto una città come Messina, non è amministrare un condominio, con rispetto chiaramente degli amministratori di condominio, cioè non basta semplicemente far tornare i conti, no? Occuparsi della quotidianità, devi avere un'idea di sviluppo, devi sapere qual è la vocazione della terra che stai amministrando e devi riuscire a realizzarla. Noi da tempo proviamo a porre questo tema a governi che purtroppo, tenendo insieme tutto e il contrario di tutto, una visione non ce la possono avere su niente, e i risultati li stiamo vedendo. Ma per esempio la grande risorsa rappresentata in Italia e in Sicilia dal mare. Signori, noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. A Messina ci sono 54 chilometri di coste. Il mare è la più grande infrastruttura che abbiamo e noi ci comportiamo come se fossimo la Svizzera, come se il mare non ci fosse in Sicilia, come se non ci fosse in Italia. Ve lo dico perché Fratelli d'Italia da tempo propone l'istituzione di un ministero del mare, no? Di un centro di decisione della politica che sappia mettere insieme tutte le attività che ruotano attorno a questa grande infrastruttura. Ma a voi sembra normale che noi, che siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo e dovremmo essere il punto di approdo automatico delle merci che arrivano attraverso il Mediterraneo, particolarmente da est, invece i nostri porti, siccome non sono ovviamente adeguatamente strutturati, adeguatamente potenziati, le merci che arrivano da est preferiscono fare il giro d'Europa via mare e andare ad Amsterdam o a Rotterdam, perché noi non abbiamo infrastrutture commerciali sufficienti. E certo, per fare questo genere di investimento serve una politica che abbia una visione, perché ci vuole tempo, ci vogliono risorse, ma quelle sono le vocazioni di questa nazione. Il marchio è la cosa più potente che abbiamo. Voi ne sapete qualcosa, viva Dio, di prodotti d'eccellenza ne fate tanti. Il marchio noi non lo consideriamo. Noi abbiamo il terzo marchio per riconoscibilità del mondo, Made in Italy. Terzo marchio per riconoscibilità del mondo, primo marchio nazionale, cioè non c'è una nazione in cui i prodotti siano così ambiti come lo sono i prodotti italiani. E mentre tutti vogliono comprare prodotti italiani, noi svendiamo marchi italiani. È un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma ripeto, è una questione di vocazione, perché se tu vuoi fare una politica di protezione del marchio
oltre ovviamente a tutto il tema delle battaglie europee, oltre ovviamente a sostenere le produzioni, oltre ovviamente a fare, a difendere con strumenti come il Golden Power, devi fare formazione. Perché mi chiedeva adesso la stampa, dice, come si fa a impedire che i giovani scappino? Investendo, garantendo uguaglianza nel punto di partenza, formazione. Guardate che mentre noi abbiamo centinaia di migliaia di giovani disoccupati, se voi andate a parlare con tutta la filiera del Made In, dalla Camera Nazionale della Moda in poi, scoprirete che ci sono decine di migliaia di profili professionali che non si trovano più. E sono profili professionali d'eccellenza legati alla nostra identità, ben retribuiti, sui quali noi non facciamo formazione. Perché noi pensiamo di poter risolvere, e so che diciamo il tema è dibattuto e complesso, pensiamo di poter risolvere il problema dei giovani che scappano con il reddito di cittadinanza. Ecco, io ve lo devo dire, non sono d'accordo. E sapete perché non sono d'accordo? Amartya Sen, che era premio Nobel per l'economia, diceva che la povertà non è la mancanza di soldi. La vera povertà è l'impossibilità di modificare la condizione nella quale ti trovi, data dalla realtà che ti circonda. Se tu prendi le persone che sono in difficoltà e le mantieni in quella condizione di difficoltà a dipendere dalla politica, non stai migliorando quella condizione, la stai sospendendo, perché se la vuoi modificare, l'unico modo di migliorare le condizioni di vita di quelle persone è dare loro la dignità di un lavoro ben retribuito, di un lavoro che li liberi dalla dipendenza della politica, perché non accetto una classe politica che ti dà la paghetta, così sei costretto a votarla, perché se no chi li vota? Quelli del Movimento 5 Stelle, signori, diciamoci la verità. Diciamoci la verità, ma chi lo vota più il Movimento 5 Stelle? Le persone non vogliono dipendere dalla politica. È certo che ci sono condizioni nelle quali tu devi garantire un'assistenza, ma uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Lo Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, gli anziani, i disabili, anche perché se tu li metti tutti sullo stesso livello, chiaramente colpisci il più debole. Il paradosso oggi in Italia è che un ragazzo di 20 anni in ottima salute può prendere fino a 780 euro con reddito di cittadinanza e un disabile prende una pensione invalidità di 270 euro. Ma che Stato è? Ma che Stato è? E io credo che sia anche uno strumento fortemente diseducativo, diseducativo verso quel ragazzo di 20 anni. Perché con reddito di cittadinanza lo Stato gli dice "Stattene a casa, non ho bisogno di te, non ho bisogno del tuo contributo alla crescita di questa nazione". Signori, l'Italia è stata fatta da ventenni. Noi dovremmo dire a quei ragazzi "Guarda, il tuo contributo mi servi, ti metto nella condizione di dimostrare quello che vali, dimostrami quello che vali, no, stattene a casa". Però per fare questo devi garantire che ci siano delle opportunità, perché l'altra grande occasione persa di questa nazione è il merito. A noi sessantottini ci hanno rovinato con quest'idea che il merito è nemico dell'uguaglianza, e allora tu per garantire uguaglianza devi livellare, e il livellamento è sempre verso il basso. Allora non conta quanto vali, perché tanto fino a lì puoi arrivare. Io non sono d'accordo. Tu devi garantire uguaglianza nel punto di partenza. Certo, questo è un tema del sud, della Sicilia, è per esempio la ragione per la quale facciamo la battaglia per inserire il tema dell'insularità in Costituzione, per garantire che chi nasce in Sicilia, ma vi dico di più, stiamo lavorando su una legge speciale per le isole minori, voi ce l'avete diciamo qui a due passi, che sono fortemente discriminate. Cioè tu devi garantire che il destino di nessuno sia segnato in base alla città nella quale nasce, alla famiglia nella quale nasce. Dopodiché però quando io garantisco pari opportunità nel punto di partenza, beh, dove arrivi dipende da te, perché uno non vale uno, signori. Queste idiozie che ci hanno portato degli scappati di casa al governo della nazione ci hanno devastato, ci dobbiamo ribellare. Ci devi mettere del tuo.
dimostrare il tuo valore, la tua disponibilità al sacrificio, la tua capacità, la tua dedizione, questo fa la differenza. Il merito è la benzina del mondo. Se tu sai che puoi crescere, che puoi migliorare, che puoi uscire dalla tua condizione, che puoi essere qualcuno indipendentemente da dove vieni, beh, allora forse hai voglia di metterti in gioco. Ma se ti dicono, guarda, tanto non vai da nessuna parte, l'importante, ce l'hai un amico in politica? Telefonagli, così non può crescere nessuno. Così non può crescere nessuno. Cioè, io voglio dire, io non sono il tipo che viene a lisciare il pelo, no? Come fa tanta politica che vi dice, vabbè, per cosa ci penso io, ho tutti 800 euro, votatemi. No, no. Quello che posso dire io e che diciamo noi è che siete nati liberi e dovete difendere quella libertà. Dovete chiedere una politica che costruisca e difenda la vostra libertà, libertà di lavorare, libertà di misurarvi, libertà di studiare, libertà di non dover scappare dalle vostre case e dalle vostre famiglie perché non ci sono opportunità adeguate, libertà di avere una politica che difenda il vostro interesse nazionale, che metta gli italiani, i siciliani, i messinesi prima dei suoi deliri ideologici. Non è un paradosso che questa nazione che vede scappare ogni anno migliaia di ragazzi per i quali le famiglie hanno investito perché studiassero e vanno a portare quella ricchezza altrove, quella stessa Italia, quella stessa Sicilia, poi si trovino a vedere la politica che si occupa solamente, mentre scappano gli italiani, di far entrare i nigeriani che non c'hanno manco la terza media. Ma è normale, ma è normale. Ci sono mille cose che si possono fare, guardate, mille cose che si possono fare per fare cose giuste. Noi abbiamo, per esempio, continuiamo a proporre un sistema di tassazione per le imprese che dice più assumi meno paghi, no? Più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al fatturato e meno tasse paghi, perché attenzione, oggi non è vero. Con la meccanizzazione dei processi, con la delocalizzazione, con l'internazionalizzazione, non è necessariamente vero che quando aumenta la produzione aumenta anche l'occupazione, non è più così. Però noi ci ritroviamo il paradosso di avere le multinazionali del web, 4 dipendenti e pagano le tasse al 3%, e poi se tu hai un'azienda manifatturiera 47% di tassazione e hai bisogno di molti più dipendenti. Bisognerebbe fare il contrario. Così come spero che il governo si svegli, perché vi comunico che mentre fanno i convegni sul sud per dire loro sono bravi, intanto vanno tagliato 6 miliardi al fondo coesione a sviluppo, che viene normalmente investito per l'80% al sud e per il 20% nel resto d'Italia. Dopodiché adesso pare che il governo si sia dimenticato di chiedere all'Europa quella prorogaccia di quella norma che fu istituita dopo il Covid per la decontribuzione di chi assume nelle regioni del sud, per cui anche dice, questi sono i migliori. Signori, ci abbiamo un problema. Dice no, ma stiamo trattando. Poi arriva dalla Commissione europea e ha detto a noi ci hanno chiesto niente, per cui glielo abbiamo ricordato praticamente noi con un'interrogazione parlamentare nella quale chiedevamo che fine facesse la proroga di questa norma che scade al 30 di giugno. E poi c'è tutto il tema delle infrastrutture, una grande battaglia, una lunga battaglia quella che ha fatto Fratelli d'Italia in questi anni, perché qui sì servono le infrastrutture di cittadinanza. Tu puoi avere una città straordinaria come Messina, puoi avere scorci incredibili, puoi avere prodotti straordinari, se non c'è l'infrastruttura in questo tempo non ci fa niente. I turisti vogliono viaggiare veloce, in modo comodo, immediato, senza infrastrutture non ce la fai. E qui devo fare un plauso anche al lavoro di Fratelli d'Italia della regione. Pensate che in questo tempo la permanenza media dei turisti in Sicilia è aumentata rispetto a prima del Covid. Non era facile, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro di promozione, di offerta turistica. Si può fare, si può fare anche questo con un po' di intelligenza e un po' di visione. Però certo, le infrastrutture qui fanno la differenza. Allora abbiamo da tempo fatto una battaglia per dire infrastrutture di cittadinanza, cioè a dire oggi tu hai la spesa per infrastrutture che è divisa in base alla popolazione, e quindi finisce per il 34% al sud e per il 65% nel centro nord. E noi abbiamo sempre detto guardate, questo parametro è superato, perché nel sud vive il 36% della popolazione perché c'è un problema di spopolamento.
Lo spopolamento c'è perché mancano le opportunità. Le opportunità mancano perché non ci sono infrastrutture adeguate. Se continui a legare la spesa a infrastrutture, alla popolazione, un cane che si morde la coda, andrai sempre peggio. Al 50% va portata la spesa per infrastrutture al sud. Poi il governo dice, ah, forse raggiungiamo il 40 e taglia 6 miliardi. Quindi vedete, c'è tutto un altro mondo che si può costruire con responsabilità, con la serietà della classe politica che ha il coraggio di dire no quando va detto di no e ha il coraggio di costruire cose serie guardando al medio e al lungo periodo. Noi abbiamo tante opportunità. Questa è una città che ha tantissime opportunità per la sua storia, per la sua produzione, per il turismo che può raccogliere ancora di più. Certo, se poi l'unica cosa che il governo fa per il turismo è svendere le aziende balneari, beh, con problema ce l'abbiamo, signori, perché qui purtroppo il lavoro di continua svendita degli assetti italiani va avanti. Ma del resto, quando non scegliete voi il Presidente del Consiglio e chiedetevi chi ce lo mette, perché se il governo non risponde ai cittadini che ce lo mandano, ieri la Goldman Sachs ha detto, la Goldman Sachs è una banca d'affari americana, ha detto, ah, i mercati sono preoccupati perché se vince la Meloni, fanno bene. Sapete perché? Perché alla grande finanza speculativa conviene una classe politica che mette insieme tutto il contrario di tutto e che è pronta a svendere pezzi di Italia pur di mantenere saldamente la poltrona dietro al suo comodo, diciamo, retro, ok? E invece una politica che ha un forte mandato popolare, che ha come obiettivo quello di difendere gli interessi nazionali italiani, non svende niente, e questo certo che alla finanza speculativa gli dà fastidio. Ma voi sappiate che fino a quando noi veniamo attaccati così, vuol dire che non ci siamo consegnati. Vuol dire che non ci siamo consegnati, perché voglio dire, di Fratelli d'Italia si è detto un po' di tutto, eh. Noi siamo dei mostri, cioè l'uomo nero. Che uno dice, scusate, ma se fossimo dei cretini, se non sapessimo dove andare, se le nostre proposte fossero stupide, ma non basterebbe dire questo? Invece no. Perché loro devono dire che siamo dei mostri e che facciamo paura? Perché se riescono a dipingerti come un mostro, loro non sono più tenuti a doverti rispondere. E siccome non sanno come rispondere ai problemi che tu poni, alle domande che tu fai, è il loro modo di scappare dal confronto. No, tu sei un mostro, sei razzista, sei impresentabile, io con te non ci devo parlare. L'abbiamo visto accadere, perché voglio dire, immigrazione, tu gli dici, guardate, il tema dell'immigrazione e il tema dei profughi non si possono mescolare perché sono due materie completamente diverse, governate da norme diverse, cioè non si può fare finta che sia una cosa quando è un'altra. L'avete visto con i profughi ucraini, no? Le avete viste le foto dei profughi ucraini? Le foto di queste donne e questi bambini che scappano dall'Ucraina non vi sembrano un po' diverse da quelle immagini di uomini soli in età da lavoro che stipavano i barconi che sono arrivati da noi negli ultimi anni? E io ho un decennio che tento di spiegare, guarda che questa gente è difficile che scappi dalla guerra, perché quando c'è una guerra solitamente gli uomini combattono e scappano le donne e i bambini, qui sono solo uomini, qualcosa non torna, no? Ma anche lì era un racconto voluto e forzato, questo è l'immigrazione. Fate attenzione, la solidarietà non c'entra niente, La solidarietà col tema dell'immigrazione irregolare non c'entra niente. A voi dicono gli immigrati ci servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. Falso. Li fanno a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare, che è completamente un'altra cosa. Immettere centinaia di migliaia di disperati nel mercato del lavoro è un modo per creare competizione al ribasso tra lavoratori. Lo vuoi fare sto lavoro a 300 euro? Guarda, 300 euro al mese mi pare oggettivamente poco. Va bene, lo fa lui, non ti preoccupare. Va bene, te lo faccio. Ecco perché anche l'immigrazione illegale di massa è finanziata dalla grande speculazione, è uno strumento nelle mani dei poteri forti. Ma se tu provi a fare questo ragionamento, Enrico Letta diceva qualche settimana fa, ci servono gli immigrati perché lavorano nei campi, no? Un po' il concetto dei piantagioni di cotone di antica memoria, tanto perché loro sono solidari. Siccome tu se gli provi a fare questo discorso, loro non sanno come risponderti e che ti dicono? Brava, vedi, sei preparata, razzista.
perché no? E quindi dice, oh, siccome tu sei razzista, io con te non ci devo parlare. O tu dici, non lo so, io non sono favorevole all'utero in affitto. Ma siete dei fenomeni. Mi hanno bruciato tutto il comitato. Io non sono favorevole all'utero in affitto. Perché? Facile, perché gli uteri non si affittano. E i bambini non si comprano. I bambini non sono merce da banco, di cui ti scegli le caratteristiche e che magari rimandi indietro se poi cambi idea, come è accaduto. Ma chiaramente se tu chiedi alle femministe di questa nazione che sono state lì a dire il corpo della donna, il corpo della donna, dici scusa, ma il corpo della donna se lo vuoi tutelare, ma che fai, affitti l'utero? Loro non sanno come risponderti, allora com'è omofobo? Ma come omofobo? Ma che c'entra la fobia? Voglio dire, io non sono d'accordo neanche all'adozione da parte delle coppie omosessuali, ma segnalo che lo Stato italiano non consente l'adozione ai single, non è che lo Stato italiano è singolofobo, no, semplicemente lo Stato italiano rispetto a un bambino che è già stato sfortunato punta a dare il massimo, è la ragione per la quale se tu vuoi adottare un bambino devi avere determinati requisiti di reddito, di stabilità della coppia, di anzianità, no? Perché quel bambino deve essere tutelato al massimo, la fobia non c'entra niente. Ma chiaramente vaglielo a fare questa domanda, perché loro ti dicono omofobo e scappano. Tu gli chiedi in tema di gestione del Covid alcune cose che non tornano e loro che ti rispondono, vai che la sai. No vax, non la sapevi. Loro ti dicono che sei no vax. Cioè se tu dici scusate io sono vaccinata, ok, perfetto, sono vaccinata, mia figlia era vaccinata non con i vaccini Covid ma con tutti gli altri, quindi decisamente non sono no vax. Dopodiché però ci sono delle cose che secondo me non tornano, tipo... Perché un ragazzino di 12 anni, a questi ragazzini abbiamo tolto tutto col Covid, gli abbiamo levato tutto, diritto all'educazione, diritto alla socialità, diritto alla libertà, lo sport. Cioè noi a un ragazzino di 12 anni che non è vaccinato, con un vaccino sul quale la comunità scientifica per quella fascia d'età non è tutta d'accordo, ci sono nazioni che lo vietano, nazioni che lo obbligano, nazioni che lo consigliano e nazioni che lo sconsigliano, quindi ci sono dei dubbi. Se quel ragazzino non è vaccinato gli impediscono di fare sport, che è una pratica sulla quale tutto il mondo è d'accordo che gli fa bene. Ma se tu provi a dire scusate ma qual è il senso novax, ma che c'entra? Sono l'unico novax vaccinato del mondo io, no? Perché? Perché loro non sanno come risponderti. Cioè io sono 2 anni che tento di chiedere scusate ma mi spiegate questa logica del banco a rotelle, vi prego. Cioè al di là dei soldi buttati, al di là che l'abbiamo mandati direttamente al macero, vabbè. Ma dico, allora, avete detto che uno si contagia più facilmente se si avvicina, giusto? Mo con le ruote io mi avvicino più facilmente. Cioè, qual era la logica? E allora, ciao, voi volete ammazzare la gente? No, io non voglio ammazzare la gente, ma le cose cretine non me le bevo. E si poteva fare diversamente perché noi lo abbiamo dimostrato. Un anno fa noi abbiamo cominciato a chiedere ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Chi ha fatto quella sperimentazione ha tirato fuori adesso i risultati di quella sperimentazione. Sapete di quanto la ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche abbatte il contagio da Covid? 82,5%. Significa che le scuole potevano rimanere aperte, significa che gli uffici pubblici potevano rimanere aperti, significa che la gente poteva lavorare, significa che non dovevi far chiudere i ristoranti, le palestre e non dovevi condannare a morte migliaia di attività che invece sono state condannate a morte da una politica che siccome non sa fare le cose giuste fa sempre quelle facili. Perché certo che è più facile scrivere i ristoranti sono chiusi dalle 18 su un decreto che potenziare i mezzi pubblici o mettere l'aerazione meccanica controllata nelle scuole. Poi Conte ti diceva, no, noi abbiamo chiuso i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici. Che senso, direbbe Verdone a casa mia. Cioè, cose folli, ma se tu fai queste domande diventi un mostro che è amico del Covid, nemico della scienza, perché loro devono scappare. Faranno sempre così. Se tu provi a parlare, chiudo, di Europa, no? E dire, scusate, ma questa Europa che si è presentata all'appuntamento con la storia, la guerra in Ucraina, non aveva una politica estera, non aveva una politica di difesa, non aveva una politica di approvvigionamento energetico, prima Nello ricordava la CECA, no? Comunità economica del carbone e dell'acciaio, l'Europa nasce per rafforzare le nazioni sul tema dell'approvvigionamento energetico e delle materie prime. Oggi noi siamo vulnerabili
più di tutto sul tema energetico e delle materie prime. E qualcuno mi vuol dire che ha funzionato bene? No, ditemelo voi. Non avevamo una politica estera, non avevamo una politica diplomatica, non avevamo una politica di difesa, avevamo catene d'approvvigionamento troppo lunghe, oggi noi non siamo indipendenti più su niente, no? Guardate l'agricoltura, noi rischiamo una crisi alimentare, ci sono due nazioni in guerra, da sole producono il 30% del grano mondiale, però quando noi ponevamo il tema dell'approvvigionamento, no? Dell'autosufficienza, per esempio su alcune produzioni fondamentali, l'Italia, viva Dio, di agricoltura non manca. Ma se tu li massacri i tuoi produttori agricoli perché gli fai fare la concorrenza al ribasso con le merci che arrivano dalla Tunisia, dove non ci sono gli stessi obblighi che abbiamo noi, ovviamente tu finisci per distruggerli. Quindi noi non abbiamo fatto questo lavoro, però in Europa sapevamo tutto, di Greta Thunberg, di inclusione gender, di come far sparire la parola Natale dai documenti ufficiali perché sennò gli islamici si innervosivano. E il problema è chi denuncia questo problema? No, il problema è che l'Europa non è esistita, è chiaro? Ma se tu provi a dire una cosa del genere, dici io vorrei un'Europa che si occupasse di cose serie, loro che ti rispondono? Anti-europeisti. Capito il gioco? Il gioco è facile. Però, e concludo, finché faranno questo gioco, e lo faranno sempre di più, man mano che arriverà, che andrà avanti questa campagna elettorale, quando arriverà la campagna elettorale delle politiche succederà di tutto, eh? Siamo pronti, ma soprattutto voi ricordatevi che finché hanno bisogno di attaccarci così è perché non possono dire niente di serio e perché sanno che noi non abbiamo padroni e non guardiamo in faccia a nessuno. E quando arriveremo, se arriveremo al governo di questa nazione solo ed esclusivamente con il sostegno del popolo italiano, beh, non ci saranno più amici degli amici seduti su pozzi di petrolio sulla pelle degli italiani e dello sviluppo di questa nazione. E quindi alcuni fanno bene a essere preoccupati, non siamo preoccupati noi perché conosciamo la nostra coscienza. Allora alla fine, e chiudo davvero ringraziandovi e facendo un grande in bocca al lupo a Maurizio e a tutti i candidati nella lista di Fratelli d'Italia, croce sul simbolo di Fratelli d'Italia. Alla fine vi diranno, ma Fratelli d'Italia non c'ha una classe dirigente, non ha una classe dirigente adeguata, sì c'è la Meloni, ma poi, a parte ci abbiamo Nello, ma ci abbiamo, ma a parte questo, Manlio, Nello, ci abbiamo, ma fermi, ma guarda c'è manco bisogno di fare elenco, scusi, Pogliese, li conosco, ti giuro li conosco tutti, pure da 30 anni. Grazie, fermo, mi è stato ammazzato. Non c'è un classe di ricci. Ci vuoi fare l'appello? Facci l'appello, vai. Amata, dai. Aspetta, buono. Allora, dice Fratelli d'Italia non c'ha. Oh, che dobbiamo fare? Bucalo, no, Buco. Buco il cantante con Morgan al Festival di Sanremo. Allora, mi fai finire sto comì? Mi manca una frase, dai! Oh, sono caldo, sto amore. Allora, e anche voi avete caldo, soprattutto voi avete caldo. Dicevo, dicono a noi che non abbiamo classe di ricerca. Perfetto. Noi abbiamo affrontato la peggiore delle pandemie e avevamo al Ministero della Salute Roberto Speranza. Siamo in mezzo a una guerra e al Ministero degli Esteri ci abbiamo Luigi Di Maio. Ci è crollato un ponte a Genova e alle infrastrutture ci stava Danilo Toninelli. E voi mi venite a dire che il problema della classe dirigente è Fratelli d'Italia. Quando Fratelli d'Italia governerà questa nazione, ministri del genere non ne vedrete. Viva Maurizio Croce, viva Fratelli d'Italia, viva Nello Musumeci. Facciamo un grandissimo applauso Giorgia Meloni. Per un applauso, vieni Giorgia, prenditelo tutto l'applauso, sventoliamo le sue bandiere. Sventoliamole queste bandiere e naturalmente facciamo partire l'inno nazionale. Così si fa una bella foto anche.
E facciamolo un grande applauso, Fratelli d'Italia, al presidente Giorgia Meloni.